è stato il lead tedesco protagonista del concerto di apertura della rassegna Musica Insieme, che ha visto all'Auditorium Zanussi di Pordenone il concerto del baritono Bernd Valentin, accompagnato al pianoforte da Alessandro Misciasci, che ha eseguito un repertorio, tra gli altri, di Schumann, Schubert e Mahler. Il musicista, originario della Sicilia, ma diplomato al Conservatorio di Castelfranco Veneto nel Trevigiano, è considerato uno dei massimi esecutori mondiali di Lied, canzone vocale tedesca coltivata sia in forme popolari che nella musica d'arte. È un'espressione di musica e di letteratura che nasce circa nel 1700, così nel 1700 già Mozart è uno dei primi, insomma, a scrivere anche dei grandi lieder. È sempre la connessione con un testo poetico messo in musica. Ecco, in questo i tedeschi sono stati sempre molto molto forti, molto intensi, molto molto partecipi proprio alla grande letteratura. Sarebbe come se da noi si mettessero in versi tutto il Petrarca, tutto il Dante, tutte queste cose qua. E da noi non è stato fatto in questa maniera. Invece loro lo hanno proprio fatto a livello musicale molto alto, cioè tutti i grandi musicisti si sono confrontati sempre con questa forma, più o meno tutti. Tutti i grandi tedeschi, anche i meno grandi, insomma, è stata una forma amatissima. Misciasci è docente al Mozarteum di Salisburgo, in Austria, che si può considerare una specie di università della musica, dove insegnanti e allievi provengono da tutto il mondo. Il rapporto del maestro italiano con il Lied cominciò grazie ad un vero e proprio colpo di fulmine. Avevo circa, mi ricordo, 15 o 16 anni, quando ho sentito il Dichter Liebe di Schumann e il primo Lied mi ha folgorato. Ecco, allora da lì ho cominciato a guardarmi tutta la musica, eccetera, eccetera. E poi è stato un po' un caso, insomma, arrivare a Salisburgo anche non è stata una cosa voluta, è stato un pochino casuale, però tutto si è messo poi nella direzione giusta, insomma, nella direzione